essere premiate presidente amatoriale come Alfieri, 3 su 30, vuol dire che la provincia di Pavia ha dei fuori classe. Sono tutti ragazzi che sono impegnati per gli altri, che è una cosa importante. Veramente tante manifestazioni di solidarietà e amicizia nei confronti dei terzi. E mi ricordo che Padova è stata anche capitale del volontariato. E questi sono 3 gioielli che ha Padova e sono molto orgoglioso di loro. Sono stata nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella a febbraio di quest'anno e è stata una grande emozione. Oggi ho potuto rivivere questa emozione qui alla provincia di Padova e sono contenta di poter rappresentare tutti i ragazzi del nostro Stato che fanno tantissime opere di bene per il prossimo. E io ho fatto nel mio piccolo qualcosa per la comunità di Varesh in Bosnia, dove con il mio gruppo scout ho vissuto delle esperienze che ricorderò per sempre, cercando di donare un sorriso, semplicemente giocando con i bambini e i ragazzi di questo paese che ancora vive i ricordi della guerra che c'è stata appunto in Bosnia. Fin da quando siamo molto piccole, e conosco una mia amica che ha una disabilità di tipo cognitivo con la quale siamo amiche semplicemente, cioè, e siamo in classe insieme e ci aiutiamo, lei ha qualche difficoltà a comunicare e quindi magari riusciamo a comunicare noi due, tante volte magari l'aiuto anche a fare tra virgolette un po' da interprete. Però anche lei aiuta tantissimo me perché è solare, è spontanea, semplice, poi è molto allegra, entusiasta delle piccole cose. Quindi non sono solamente io che aiuto lei, ma anzi molto spesso è il contrario. E poi mi hanno assegnato il premio anche perché ancora nel 2020, dopo il primo lockdown, avevo scritto una fiaba che ha vinto il premio Andersen, la sezione ragazzi, e anche di quello poi è stato pubblicato il libro e allora hanno inserito anche questa motivazione nella premiazione. Quando avevo 13 anni è successo che l'autista, mentre tornava a casa da scuola, ha avuto un malore. Io ho aperto le porte e ho fatto scendere tutti dall'autobus e, chiamando una famiglia di amici che conoscevo da un po' di tempo, e loro dopo di me hanno preso in mano la situazione chiamando i soccorsi e mettendo tutti al sicuro. Sono orgoglioso di me stesso perché non mi aspettavo che poteva diventare una cosa del genere, ma sono un semplice ragazzino come tutti e voglio rimanerlo.